I podcast di La 7, ovunque con te, in onda. Buonasera, bentornati in onda, sono le 20:36 minuti. Buonasera Davide. Ciao Concita, buon sabato. Mi rimproverano perché indico Lima e c'è l'orologio, lo vogliamo dire a chi ci ascolta? Faccio così perché c'è un orologio. Quindi sono le 20, adesso è 37 minuti. Questa è la settimana in cui abbiamo raccontato un anno di guerra, abbiamo raccontato anche la stanchezza che in alcuni si è manifestata per questo anno di guerra. Dico la stanchezza perché diciamo, è un problema molto occidentale, naturalmente chi è in guerra patisce ben altro rispetto alla stanchezza, ma vedete da che parte stare, è diminuita di 10 punti l'adesione, il consenso degli italiani alla causa ucraina, da febbraio dell'anno scorso, marzo dell'anno scorso a febbraio di quest'anno, e 10 punti sono tanti. Da cosa dipende, in che senso questa guerra incide direttamente sulle nostre vite? Di questo parliamo con Dario Fabbri, direttore di Domino, bentornato. Buonasera, Dario, analista di politica internazionale, e Marco Tarquinio, che sono davvero molto lieta di avere di nuovo con noi, direttore. Buonasera. Di Avvenire, benvenuto direttore. In collegamento abbiamo Rosalba Castelletti, ciao Rosalba, bentornata, corrispondente della Repubblica da Mosca, e Luca Steinman, inviato di guerra in diretta dal Donbass. Faremo il punto anche su questo dato, un momento e torniamo con voi. Захищаємо нашу державу. Так буде далі. Слава Україні! Слава Україні! Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Buonasera, buon sabato, 20:45, la nostra copertina, un editoriale con immagini e musica. Buonasera Concita De Gregorio. Buonasera Davide. E allora con noi il direttore della rivista Domino, Dario Fabbri, buonasera, benvenuto. Grazie. Il direttore Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, che dall'inizio della guerra rappresenta il popolo dei pacifisti con i suoi editoriali, con il suo giornale schierato sin dall'inizio, e grazie per essere con noi stasera in una giornata in cui in tutta Italia, scusa, ci sono state manifestazioni, Davide, per la pace. Vogliamo dire di chi era la voce che abbiamo ascoltato? Vai, della copertina? Sì. Vai. Lo sappiamo? Sì. Vai. Tu lo sai. Tu lo sai. No, perché è un pezzo di storia, era la voce di Marlene Dietrich, siamo tutti molto emozionati. Marlene Dietrich è stata una grandissima attrice, lo dico per i più giovani, veramente una grandissima personalità del Novecento. E quindi la sua musica e queste immagini per ricordare l'inizio della guerra. E buonasera Rosalba Castelletti, la corrispondente di Repubblica da Mosca, che ci racconterà qual è il clima oggi a Mosca. E Luca Steinman, in diretta dal Donbass, autore peraltro del libro Il fronte russo, la guerra in Ucraina, raccontata dall'inviato tra i soldati di Putin. Allora, veniamo subito a lei Fabbri, nella giornata di oggi in cui le due notizie importanti sono il piano cinese, dovremo capire esattamente che cosa contiene, l'invito che Zelensky ha fatto a Xi Jinping a Kiev, e questo è il primo effetto di questo piano al di là dei contenuti, al di là dei punti. 12 punti. L'Unione Europea che ha deciso di varare il decimo pacchetto di sanzioni, anche questa è l'altra notizia di giornata, e le manifestazioni del mondo pacifista, tra poco lo vedremo. Ma Fabbri, dopo un anno a che punto è la guerra e soprattutto i russi? Quanto sono avanzati? Hanno cambiato i loro obiettivi rispetto a un anno fa? Sì, certamente. L'obiettivo di un anno fa era la guerra lampo, l'obiettivo iniziale, cioè arrivare a Kiev, rovesciare la presidenza Zelensky, mettere al suo posto un regime filorusso e da lì manovrare l'intero paese. L'idea iniziale
della Russia era che ci fosse un'enorme fetta della popolazione ucraina, perlomeno la metà, pronta ad accogliere i russi come liberatori, che la parte russofona del paese prendesse questi circa 150.000 soldati come avanguardia di se stessi. Questo non si è verificato, anche Kharkiv ha resistito per mesi, Kharkiv è città dove si parla soltanto russo, ha resistito per mesi all'assedio e la percezione è cambiata da quel momento. L'errore centrale è stato questo: tu non puoi occupare un paese che ha più di 40 milioni di abitanti con 150.000 uomini se ti è ostile, proprio tecnicamente non è possibile. Oggi gli obiettivi sono ben altri, non dichiarati, ma se riuscissero a prendersi il Donbass nella sua interezza, che è l'obiettivo immediato, potrebbero raccontarla anche a se stessi come una vittoria. Lei dice, dopo un anno, in questo nuovo numero di Domino, dopo un anno di guerra la Russia rilancia con 1,5 milioni di uomini. Sì, questo l'ha detto il ministero della difesa russa, ha annunciato che prosegue la mobilitazione parziale, vorranno portare 1,5 milione di uomini al fronte per fare quella che raccontano come offensiva di primavera. Secondo qualcuno è già cominciata, sì. È andata già abbastanza male. Secondo qualcuno, Fabri, dicono anche che Putin stia aspettando il dopo Biden, che punti sul ritorno manca un po' dei repubblicani. Sì, manca un po', però sì, questa guerra potrebbe. Questo io non so dire se aspettasse dopo Biden rimarrebbe molto deluso, perché è vero che c'è un filone interno, non soltanto ai repubblicani, anche interno agli apparati americani, che spinge per, dal momento che il nemico centrale è la Cina, proprio in senso grammaticale, dice, la grammatica ci impone di dividere il fronte dei due nemici, non si possono affrontare insieme, se ne gioca il più debole contro il più forte, cioè si prende la Russia contro la Cina. Questo va avanti da tempo negli apparati americani e se ne fece portavoce, nella sua inconsapevolezza stramba, Trump. Rimane questo filone nei repubblicani, ma attenzione, penso che Putin questo lo abbia imparato, alla fine delle fini non basta. Poi l'atteggiamento strategico degli Stati Uniti verso la Russia, nonostante questi impulsi, rimane fermo contro Mosca. Ripeto, se Putin aspettasse questo rimarrebbe deluso. Chiudo ricordando un altro punto che forse si aggancia a questo. L'elemento che a mio avviso emerge da questa settimana è la preparazione delle parti, di tutte le parti. Gli ucraini, ahimè, non hanno scelta. Posso dire, anche se volesse, oggi smettiamo di combattere, vorrebbe dire cedere tutto ai russi che gli occupano il territorio. Ma i russi e gli americani di converso, nei loro discorsi, da Putin a Biden, c'è la sensazione di prepararsi ad una guerra lunga. Questo emerge da questa settimana, perché Putin la presenta come esistenziale, quasi definitiva, apocalittica, l'Occidente cattivo che ce l'ha con noi e noi contro l'Occidente. Gli americani dicono, l'ha detto Biden da Varsavia, resteremo al fianco dell'Ucraina fino alla fine. Se un anno fa pensavamo che potesse durare poco questa guerra, perché la Russia doveva fare di un suo bolcone, l'Ucraina, adesso pare che debba durare a lungo. E Zelensky dice ci serve di più, si appella all'Europa dicendo non basta, la minaccia è la minaccia nucleare, adesso lo vediamo. Marco Tarquinio, che ha tenuto alta la bandiera del pacifismo, andiamo a vedere e commentiamo insieme quello che ci dice Francesca Carrini dalla piazza, perché oggi, Francesca, ci sono state manifestazioni in tutta Italia. Prego. In tutta Italia sicuramente molto partecipata è stata quella di Roma, ci sono state quasi 1,000 persone che hanno iniziato questa fiaccolata dai Fori Imperiali e si è conclusa qui in Piazza del Campidoglio, dove in questo momento stanno terminando di smontare il palco che ha ospitato gli interventi di tante persone del mondo dell'associazionismo, tra cui il segretario della CGIL Landini, che ha voluto rimarcare la necessità di limitare l'escalation militare e invece concentrare tutti gli sforzi diplomatici sui tavoli di pace. C'è stato una timida presenza del mondo politico, che invece si era presentata massivamente invece alla manifestazione di novembre. Abbiamo registrato la presenza di alcuni esponenti del Partito Democratico, di altri partiti di centro-sinistra, tra cui il sindaco Gualtieri, e soprattutto la presenza del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che è stato il primo ad aderire alla manifestazione. Conte ha voluto, come Landini, ritornare sulla necessità di aprire i tavoli di pace, che secondo lui sarebbero dovuti mantenere aperti già dal primo invio delle armi, e ha anche espresso un proprio giudizio sul piano proposto da Xi Jinping, il leader cinese, per la pace. Ha detto ci sono degli elementi di positività, soprattutto rispetto alla sovranità territoriale dell'Ucraina. Abbiamo registrato anche alcune opinioni da parte delle persone presenti, ve le faccio sentire. Chi sta ostacolando la pace? Gli Stati Uniti d'America. Perché?
perché questa è una guerra contro la Russia per interposta persona. È una mossa che serve per affossare l'Europa. Qui potrebbe essere in atto una possibile guerra soltanto tra, perché adesso la Russia è in crisi, tra l'America e la Cina. Quindi l'America deve spianare l'Europa, letteralmente. Questo è l'obiettivo fondamentale. Essere contro l'invio delle armi da parte dell'Italia non vuol dire essere contro la guerra, non vuol dire essere dalla parte di Putin. Allora, Marco Tarquinio, per affossare l'Europa, decifriamo questa affermazione. Non abbiamo bisogno di aiuti esterni. Non abbiamo bisogno di aiuti esterni. Ah, dice, si è risposto da sola. Ai noi, perché c'è molta retorica sull'unità degli europei. In realtà sappiamo che non è così. E questa fornace della guerra sta forgiando nuovi nazionalismi più radicati e più violentemente contrapposti all'idea di una costruzione unitaria e pacifica, il laboratorio da cui veniamo, no? Quello degli ultimi 70 anni. Questa è una guerra che ha troppe cose non dette, politicamente c'è questo, politicamente e socialmente c'è la voce di tanta parte della popolazione che non ha rappresentanza politica adeguata e anche poca rappresentazione mediatica. Ma c'è anche e soprattutto la parte, diceva prima Fabri, dei soldati che vengono buttati al fronte e quelli che non ne ritornano più. Non abbiamo un dato attendibile su quanti sono i morti. C'è una stima americana che parla di 300.000 fra le due parti. Probabilmente dovremmo moltiplicarlo almeno per due, se non per tre volte. Quando faremo i conti di quello che sta accadendo in questa guerra, che serve a riordinare il mondo del fallimento del sistema unipolare, che bisogna risistemarlo, si capirà che questo nuovo ordine lo si sta facendo con il sangue degli uomini e delle donne. Ma lei come se lo spiega, Tarquinio, questo sentimento anti-americano che c'è? Voglio dire un concetto solo, questa è la prima guerra di nuovo nella quale muoiono più soldati che civili. I soldati, come nelle antiche guerre. È una guerra primo novecentesca fatta dentro, primo novecentesca, proprio la prima parte della guerra novecentesca, quella del 14-18, non la seconda parte. Stavamo ragionando poco fa che è terrificante. Molti mesi come fa, si fa a non essere contro questa prospettiva e contro questa accadere? No, volevo aggiungere un elemento, perché molti mesi fa noi a questo tavolo dicemmo arriverà un momento in cui bisognerà che Putin mandi in guerra la popolazione carceraria, perché non ha... E no, mi ricordo che si disse, ma no, ma figuriamoci, ma che esagerazione, non è assolutamente possibile. Fatto. E poi è successo, e quando è successo non mi pare che ci sia stata una... nessuno che abbia sottolineato che era successo. Questo è un punto, Fabri, ci torniamo, perché quando mandi in guerra la popolazione non ha niente da perdere. No, è un grande classico degli imperi, la cosiddetta coscrizione oltremodo coatta, perché già lo è. Meglio di per morire sé in guerra che morire in galera. L'opzione è, se sopravvivi, più o meno resti libero. E ripeto, è un grande classico degli imperi che si perde nella notte dei tempi. Certo, non pensiamo di ritrovarlo nel 2023. E però è successo. Ricordo, le guerre le fanno sempre i figli dei poveri. Adesso che vanno al fronte sono Steinman lo ha scritto poveri, perché ha conosciuto le prime linee dei soldati dall'altro. Russi, e quindi Steinman è la persona adatta che nel suo libro Fronte Russo li descrive proprio chi sono questi soldati. Arriviamo da te. Però prima, Rosalba Castelletti, corrispondente di Repubblica da Mosca, anche a te facciamo vedere questo sondaggio che ci riporta un po' anche alla manifestazione della pace. Cioè, in un anno l'opinione pubblica italiana, poi anche Fabio una riflessione su questo ce la deve fare, è cambiata radicalmente. Io credo che questo sia un paese che storicamente sia sempre stato profondamente anti-americano. Lo metto là, poi me lo contesterete, però storicamente no, c'è questo. Non però, sono d'accordo. Storicamente. Però questi sono gli ultimi dati. In un anno il 10% del campione intervistato si è visto oggi pendere per un favore verso, non verso la Russia, ma insomma l'Ucraina scende al 47%. Però non aumenta altrettanto il favore nei confronti della Russia. Vediamo l'altra, da nessuna però. Parte. Come si fa a dire che sono... cioè non è anti-ucraino. Aspetta questo, che vediamo l'altra, poi Rosalba da Mosca ci dice qual è il clima là. Sì, no, infatti, esatto, non è aumentato non quello Non aumenta russo. Quello filo russo. Viceversa, se andiamo a vedere i favorevoli e i contrari alla guerra, abbiamo queste percentuali che sostanzialmente tra febbraio e marzo 34%, contrari 45%, non so 21%, e l'ultima che vi mostriamo, ma
che è forse una delle più interessanti, che riguarda che cosa succede nel mondo, la percezione della Russia come nemico. Regno Unito 65%, la media UE, arriviamo al punto, è 54% della percezione della Russia come nemico, l'Italia sta al 39%. Grande punto di domanda sul perché e per come, Rosalba da Mosca, vai. Questa settimana c'è stato anche un altro sondaggio dell'European Council on Foreign Relations che definiva l'Italia proprio un caso anomalo, perché da noi le percentuali di sostegno all'Ucraina si attestano intorno al 30%, mentre nel resto dell'Occidente sta sopra il 50%, se non addirittura al 70%. La Russia è consapevole di questo, lo dimostrano anche le recenti dichiarazioni di Maria Zakharova, la portavoce del ministro degli esteri, che nei giorni scorsi non ha esitato a infilarsi nella diatriba fra il Silvio Berlusconi e Volodymyr Zelensky per appunto prendere le difese del cavaliere. Ci percepiscono come anello debole dell'alleanza occidentale. Ci percepiscono o lo siamo, Rosalba? Esatto. E probabilmente lo siamo, anche lo dimostrano appunto le dichiarazioni di Berlusconi, anche se su questo ci vuole un po' di cautela, perché gli stessi russi sono un po' realisti, nel senso, in passato ad esempio abbiamo avuto la coalizione giallo-verde che doveva essere molto filorussa e addirittura nel suo programma elettorale aveva inserito la revoca delle sanzioni, cosa che non è successa, per cui loro guardano appunto con molto realismo alle prospettive delle relazioni con l'Italia. Quello che sicuramente fa comodo è che tutto ciò destabilizza, se vogliamo, il mondo occidentale. Certo, ricordiamo che nel discorso di Putin, quasi due ore di discorso, cita soltanto l'Italia tra i paesi esterni alla guerra. E questo cosa noi vuol vi dire? Abbiamo aiutato durante la pandemia. Come lo commentate voi? Beh, due, un flash, insomma, questa diciamo, a modo ci sarebbe loro da discutere, sì, su quella famosa spedizione andare in Lombardia a produrre il vaccino, diciamo, cioè, altre cose, quello servì loro per produrre lo Sputnik. Più civili, però noi, all'epoca, davvero in maniera, mi permetto di dire, sconsiderata, ci aprimmo a questa tradotta militare che da pratica di mare attraverso tutto il paese, con milioni di italiani chiusi nelle case per andare in Lombardia. E che fu finanziato dal governo italiano. Eccolo, andiamo da stare, ma rivediamo il sondaggio un secondo, perché vedo che il direttore Tarquinio e anche Fabri qualcosa su questo vuole dire, poi vediamo il fronte russo. Ci ridate quei dati, l'Inghilterra è il paese, no questo, quello più antirusso, diciamo. Questa è la normalità della normalità. Mentre la storia profonda mentre appunto Regno Unito e USA si capisce il perché, l'Unione Europea sta al 54%, perché l'Italia sta al 39%, Tarquinio, secondo te? Ma io credo che in Italia ci sia un sentimento diverso proprio rispetto alla guerra. Non è questione, non siamo un popolo anti rispetto ad altri. E viviamo anche questa guerra in una maniera davvero profondamente drammatica. Io molta stima ai miei connazionali. Molti dicono che è solo timore, paura, un sentimento quasi, di codardia rispetto all'ombra minacciosa che si sta avvolgendo tutti, che rischia di segnare i prossimi, non solo i prossimi anni, i prossimi decenni. Io sono uno di quelli che ha detto che questa guerra sarebbe stata lunga, l'ho detto un anno fa, perché seguo l'Ucraina da 9 anni, a fondo e so che di cosa sono capaci gli ucraini quando vengono attaccati, quindi non è che stiamo scoprendo nulla. Gli italiani molti sono consapevoli di questo e non sono neanche anti-americani, come diceva David Parenzo. Ci sono diverse Americhe, non ce n'è una. No, chiaro, l'America è una, ma c'è una percezione di diverse Americhe. Peter Seeger, abbiamo sentito la canzone cantata da Marlene Dietrich, è la voce di un'altra America, e quelle parole sono una poesia di un autore di origine russa. Però oggi c'è Biden, nato in Ucraina, anzi nel Donbass. Mi fermo qua, se non facciamo le Steinman e poi Fabri, così apriamo il fronte russo. Chi sono questi soldati? Che composizione sociale hanno? Lo dicevamo prima, no? Anche alcuni detenuti sono stati arruolati, ma qual è l'identikit e fino a che punto hanno voglia di combattere, di continuare la guerra di Putin? C'è di tutto e di più tra i soldati russi, veramente. Quindi ci possono essere soldati di leva, ci sono mercenari, ci sono persone di questi territori dove io mi trovo adesso, di Donetsk e di Lugansk, quindi persone che vivono in un territorio di guerra di fatto da 9 anni ormai. Poi ci sono ragazzi come potrei essere io, quindi gente che fino a qualche anno
aveva un lavoro comune, una professione comune, che poi si è trovata ad essere mobilitata, ad essere chiamata alle armi, e dopo 3 mesi circa di addestramento si trova oggi al fronte. Io in questi giorni sono stato proprio al fronte e ho parlato con tanti giovani uomini che appunto fino a qualche tempo fa avevano tutt'altro tipo di lavoro. E la percezione che c'è in generale tra i soldati è che questa sia una guerra apocalittica, questa sia una guerra totale e che non sarà più possibile trovare una conciliazione in qualche modo con l'Occidente. E io penso che nella maggior parte dei cittadini russi, sicuramente dei soldati, vi sia molta poca ideologia, vi sia molto più pragmatismo e la maggior parte delle persone siano contro la guerra, ma al contempo la maggior parte di queste persone, di questi soldati, dicano: io sono contro la guerra, ma se la Russia dovesse fallire, dovesse perdere in questa guerra, si andrebbe verso il collasso della Federazione Russa. E quindi piuttosto che collassare, meglio combattere e quindi meglio essere determinati. Non vedo nei soldati al fronte una voglia di disertare, generalmente, naturalmente, e una demotivazione generica forte, anzi. Allora, ricordiamo che Lukas Steinman è appena uscito in libreria con Il fronte russo. E c'è un capitolo, peraltro, non tutto il Donbass. Esattamente, questo volevo dire. C'è un capitolo molto interessante su questo tema della... che è anche un grande equivoco, no? Perché Berlusconi poi al Donbass faceva riferimento quando diceva sarebbe bastato che... in realtà, appunto, non tutto il Donbass è filo russo, bisognerebbe conoscere a fondo le cose. Sarebbe interessante un referendum in quella zona, perché io non so quale sarebbe il risultato, davvero. Nel senso, anche nelle aree a maggioranza filo russa oggi sono famiglie spaccate, con i padri che combattono da 9 anni dalla parte filo Mosca e i figli che sono dall'altra parte. Stiamo raccontando queste storie. Questo fanno le guerre civili. Ho definito un gemellicidio questa guerra. D'altra parte lo sappiamo, no? Perché basterebbe ricordare la storia dei nostri nonni e di ricordare le nostre divisioni, le nostre lacerazioni per rammentare vicende simili a quella. Ma torniamo al tema della Cina e all'appello che fa Zelensky all'Europa quando Zelensky dice non basta, quello che state facendo non basta perché c'è un pericolo. Il pericolo viene anche da questo piano di pace cinese, che non è un piano di pace, o che cos'è? Ma è un tentativo cinese di prendere tempo e allo stesso tempo di rifarsi un po' il look agli occhi dell'Occidente. Per essere altrettanto chiari, chi è davvero interessato a che questa guerra finisca, più o meno, con differenza ad essere onesti, è soprattutto l'Occidente inteso come luogo dell'anima, perché è vero, ne esistono molti al suo interno, ma l'Europa in senso largo, forse la parte più attenta a ciò che fa la Cina e alla conclusione della guerra. La Cina questo lo sa e quindi si rivolge in questo modo. Il piano è talmente lasco da essere impalpabile. Tra i vari punti ci sono la difesa della sovranità territoriale dell'Ucraina e allo stesso tempo la condanna della mentalità da guerra fredda, si legge, degli Stati Uniti che avrebbero provocato la crisi in corso. È oggettivamente... Lo stop alle sanzioni, il cessato il fuoco. Va benissimo. Unilaterali, sanzioni unilaterali non decise dalle Nazioni Unite. Quindi sanzioni approvate dai pacchetti Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. Quindi è di per sé un tentativo. Qual è però l'obiettivo della Cina? La Cina non è un ONG, non fa di mestiere questo, è un impero, come possono esserlo altri. Per la Cina l'obiettivo ideale sarebbe che questa guerra proseguisse a bassa intensità. Perché? Distrae gli americani, che non si possono concentrare sull'Indo-Pacifico come vogliono. Di media la potenza russa, russi e cinesi non sono amici, attenzione, hanno un nemico comune che sono gli Stati Uniti d'America, ma si disprezzano profondamente. E la Russia, diminuita nella sua potenza, va con il cappello in mano a Pechino e offre il gas a metà prezzo e soprattutto in un futuro scontro con gli Stati Uniti fa da paggetto, si spera, da parte cinese per Pechino. La paura cinese è che questa guerra diventi di larghissima intensità, come per tutti, grazie a Dio c'è questa paura, perché poi sconvolgerebbe l'economia mondiale. Non dimentichiamoci che i cinesi hanno già pagato il viaggio una volta agli americani. Quando gli americani si andarono ad incastrare in Afghanistan in maniera assurda dopo il 2001, allora la Cina cominciò a comprare largamente i buoni del tesoro statunitensi, 3.000 miliardi di dollari in 10 anni. Che è quasi la cifra che spesero gli americani a Kabul. Secondo la massima napoleonica, mai disturbare un nemico che sbaglia, se puoi pagagli il viaggio, che i cinesi conoscono molto bene. Quindi affidarsi a questo soggetto, sperando che porti la pace, ripeto, fa il suo mestiere,
non è una ONG. Se posso invece velocissimamente sugli italiani... Io l'opinione un po' diversa. Filorussi o antirussi, credo che in Italia ci sia una discreta simpatia per la Russia un po' ancestrale, dovuta dalla distanza geografica. Noi della Russia non abbiamo mai visto le storture, non siamo mai stati davvero sotto il tallone russo. Si sarebbe pensato specialmente a sinistra, ma non è solo la sinistra. Abbiamo più paura dei tedeschi. Abbiamo più paura dei tedeschi. Cioè, uno avrebbe detto specialmente a sinistra perché è un passato ideologico, però invece poi la Lega, Forza Italia. Esattamente. Quando un proposito è considerato strategico, inconsapevolmente passa da un partito all'altro. Cioè la simpatia italiana, definiamola così, in senso improprio, ma per intenderci, verso la Russia era di sinistra al tempo dell'Unione Sovietica, non, anche senza la consapevolezza dei politici che seguono correttamente gli impulsi della popolazione, poi diventa di destra dopo la guerra fredda. Sì. Questo vuol dire, al di là degli schieramenti, che c'è, esiste un elettorato in Italia che non ha in odio la Russia, perché la Russia è sempre stata lontanissima, proprio geograficamente, quindi ciò che hanno subito i polacchi dalla Russia, ciò che hanno subito i romeni o i tre baltici, che addirittura sono stati annessi all'Unione Sovietica, non erano neanche satelliti, erano dentro l'Unione Sovietica, o l'Ucraina stessa, non l'abbiamo mai sperimentato. E peraltro i russi hanno sempre avuto notevolissima simpatia verso di noi, e quindi a noi, ed essere adulati non ci è mai dispiaciuto. Questo, a mio avviso, mentre gli americani ci considerano molto meno dei russi, e questo genera una distanza dagli Stati Uniti, ovviamente sono occidentali come noi, una certa simpatia verso la Russia. È una interessante e bizzarra visione. Gli americani ci considerano meno, i russi hanno avuto simpatia nei confronti dell'Italia. I russi ci stimano di più, gli americani storici, un po' meno. Marco Tarquinio. Gli americani sono sempre quelli del piano Marshall. Sono sempre quelli del piano Marshall. Che ci hanno liberato. Ma sono anche germanici, hanno un atteggiamento verso di noi, spesso di critica. E poi per Rosalbo la questione che riguarda Putin. Comunque adesso convinto, noi italiani siamo un popolo che tende a relazionarsi con gli altri, le nostre fortune sono legate a questa capacità di intenderci, di farci capire, di sforzarci di capire. Stiamo perdendo un po' questo genio negli ultimi anni, stiamo diventando repulsivi verso i diversi da noi, ma tutte le nostre grandi fortune sono cresciute nei secoli proprio per la nostra capacità di stare al centro fra est e ovest, nord e sud, dove ci ha piantato il Padre Eterno in mezzo al Mediterraneo. E fra due continenti che quindi ci riguardano. Quindi se perdiamo questa capacità abbiamo perso l'identità. Stiamo trasformando il mare, che è la nostra ricchezza, in un muro. Quindi più pazzi di così. Sì. Per fortuna non ne abbiamo altri nella testa e li stiamo abbattendo. Io spero che li abbatteremo di più nei mesi a venire, perché il movimento dal basso della gente può aiutare la politica a fare le scelte giuste. La Cina ha fatto soprattutto un grande gesto politico. La presentazione di questo piano, che non è fantasmagorico, non è risolutivo, è il primo atto della potenza cinese sulla scena globale. Le roadmap, attendibili o meno, le presentavano solo gli americani o venivano congegnate in sedi multilaterali o erano riti officiati alla Casa Bianca o nelle case dei presidenti americani. L'altro gigante che aspira a diventare stabilmente tale entra nella partita. Io sono uno di quelli, su questo coincidono le nostre opinioni probabilmente, che pensa che questa storia finirà quando a Pechino e Washington si deciderà che basta e agiranno di concerto su Pechino, Mosca. Però voglio chiedere... Pechino non credo neanche voglia la lunga la cosa. Certamente ci guadagna, nel medio-lungo periodo guadagnano allora, i cinesi come gli Rosalba americani. Castelletti. Ci perde l'Europa tutta. Da Mosca, ci perde l'Europa, infatti qui volevo tornare perché il manifestante pacifista in Campidoglio diceva è una manovra per affossare l'Europa. E Fabbri poco fa ci diceva non è che corra proprio buon sangue fra la Russia e la Cina, hanno semplicemente un nemico in comune. Comunque, uno o due, perché anche l'Europa... Storicamente non è poco, le leghe contro un soggetto si fanno tra nemici, Napoleone stesso naturalmente, ne sapeva qualcosa. Allora, uno o due, Rosalba, hanno Rosalba. Territoriali facciamo Cina parlare Russia, Rosalba che ha l'handicap della distanza. Rosalba Castelletti. La guerra per l'amore. Sì, sono state date tante definizioni al rapporto, alla relazione fra Mosca e Pechino. Di certo quello che dicono gli esperti è che non si tratti appunto di un'alleanza, forse la definizione migliore per tornare a quello che diceva Fabbri è matrimonio di convenienza. Sono d'accordo. Entrambi contestano un ordine unipolare degli ultimi anni. Abbiamo un problema col tuo collegamento, andiamo subito in pubblicità, 30 secondi, non lo risistemiamo di convenienza, e ci ricolleghiamo con Rosalba. E vediamo anche questa notizia, scoperta una camera di torture nell'oblast di Zaporizhia, a dirlo sono fonti di Kiev, i russi stanno facendo sempre più pressioni sui civili, magari da Steinman qualcosa in più su questo ci potrà dire. A tra poco. Oh.
Allora, Steinman, torniamo da te che sei in Donbass, in 30 secondi, i russi continuano lì a insistere sulla guerra e il loro obiettivo in questo momento qual è? Di consolidare la loro posizione in quei territori? Il loro obiettivo è quello di conquistare più territorio possibile nell'attesa che arrivino le famose armi da parte dell'Occidente. L'obiettivo dei russi è di conquistare più territorio possibile sul Donbass per essere una posizione sia militare che negoziale più favorevole possibile appunto rispetto all'Ucraina, quindi dicono i russi rispetto all'Occidente. Però, in questo momento ci sono due... Però Luca, un metro avanti, un metro indietro, un metro avanti, sembra veramente una guerra di trincea. David diceva poco fa, scoperta una camera di tortura, le truppe russe stanno facendo pressione sui civili. Si è tanto parlato anche della ferocia di questo esercito russo. È propaganda, è la verità? Tu sei fra i soldati. Dimmi. Sono sicuramente molto determinati ed è vero che il fronte a cui sto assistendo proprio qui nel Donbass, negli oblasti Lugansk e di Donetsk, è un fronte sostanzialmente in stallo lungo molte aree, tranne un'area fondamentalmente, che è l'area di Bakhmut, appunto nel nord della regione di Lugansk, dove i russi stanno provando ad avanzare e lo stanno facendo ma in maniera molto lenta. In generale i russi sono consapevoli di avere a disposizione un armamentario spesso piuttosto obsoleto, piuttosto superato, addirittura combattono con armi che erano in uso durante la seconda guerra mondiale, nel senso armi che sono state utilizzate su questi territori durante la seconda guerra mondiale. C'eravamo e quindi anche naturalmente noi. C'è la consapevolezza territori. Di contro gli italiani, nello specifico contro gli italiani, Luca. Esattamente. Grazie. Quindi, per tornare, scusa Luca ti interrompo perché abbiamo finito il tempo, ma per tornare a quello che diceva Tarquinio, cioè l'esperienza dei nostri nonni, no? Alla fine basterebbe chiedere in all'epoca famiglia... All'epoca Donetsk si chiamava Stalino, gli italiani furono protagonisti di una basterebbe tremenda Basterebbe ad averli ritirata. Ancora chiedere a casa, e anzi se per caso avete i nonni a casa, questa è l'occasione buona per chiedergli qualcosa di quello che hanno vissuto e parlate con loro. Qual è il titolo domani del tuo giornale di Avvenire? Come apri? Vabbè ve lo dico. Dai. Bambini ostaggio. D'accordo, domani bambini a Avvenire Edicola. Su quello che sta accadendo con i bambini ucraini. Con un'inchiesta che avete fatto lì. Sulla base dei documenti delle Nazioni Unite. Grazie Tarquinio. Grazie inviato nello scavo. Grazie a Dario Fabri con Affondo Russo, la rivista una delle riviste più importanti di geopolitica. Grazie a Luca Steinman e a Rosalba Castelletti da Mosca. Noi ci vediamo, oltre a Pesca Carlarina e tutta la redazione, noi ci vediamo domani, no? Domani alle 8:30. Dopo di noi il film Il Sospetto, Nicole Kidman e un grande Alec Baldwin. A domani. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.la7.it/podcast.